Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato alla chitarra. Oggi vorrei spiegarvi che cosa sono le settime. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, ci capita spesso di trovare accanto al nome dell'accordo il numero 7. Ci sono tanti numeri che si trovano, però diciamo che le settime sono, diciamo, gli accordi più ricorrenti anche nei giri armonici. L'accordo di settima significa che oltre alla triade, cioè alla prima, la terza e la quinta di ogni scala che forma un accordo, maggiore o minore, si aggiunge un'altra nota che è la settima della scala. Allora, qui c'è da fare un discorso, ma semplificherò così. La settima si trova un tono sotto l'ottava, cioè nell'accordo di Do maggiore la settima non sarà il Si naturale, ma il Si bemolle, un tono sotto. Quindi nell'accordo di Sol sarà il Fa, non il Fa diesis, perché quella si chiama settima maggiore. È un'altra cosa. Si scrive 7 più, troverete anche questo, ma oggi parliamo della settima, ok? Quindi, se io prendo l'accordo di Do maggiore alla chitarra, che è questo, la settima la trovo al terzo tasto, alla terza corda, partendo dal basso, e la prenderò con il quarto dito. Questo accordo è un accordo di Do 7, ok? Ora vi dico tutti gli altri accordi. Se vogliamo prendere il Do minore 7, prendiamo con il barré, questo è Si minore, accanto abbiamo Do minore, alzando il mignolino abbiamo la settima. In questa posizione tutte le settime sono così, quindi il Si minore, così sarà minore settima, Si maggiore, alzando ovviamente il terzo dito, così avremo l'accordo di settima. Ok, ve li faccio vedere tutti. Quindi Do settima, Do minore settima, poi l'accordo di Re 7 è così, con il primo dito sulla seconda corda al primo tasto e questi due rispettivamente terza e prima corda nel secondo tasto. Minore sarà così, le prime due dita nel primo tasto seconda e prima corda, e terza corda secondo tasto per il terzo dito, Re minore 7. Poi abbiamo Mi maggiore. La settima si può prendere sia qui, però si può anche prendere così, alzando l'anulare, il terzo dito. Quindi questo è Mi maggiore 7, Mi minore, anziché questo è Mi minore naturale, alzando questo dito avremo Mi minore 7. Ok? Poi andiamo al Fa. Alzando il quarto dito abbiamo l'accordo di settima. In questa posizione il barré, tutti gli accordi senza il quarto dito sono tutte delle settime. Quindi se questo è Fa 7, Fa diesis 7, Sol 7, diciamo molto semplice, sono tutte settime queste, semplicemente alzando questo dito. Ok? Quindi Fa 7. Il Sol è vero che si può prendere così, però la sua posizione, diciamo, senza barre, è questa. Primo dito, prima corda sul primo tasto, e poi 5 e 6, rispettivamente, secondo e terzo tasto. Ok? Quindi, l'accordo di Sol minore con il barre è questo, alzando il mignolo, Sol minore settima. Ok? Comunque io vi lascerò una tabella con tutte le posizioni scritte in modo che possiate vederle. Però continuiamo. La maggiore, la settima la troviamo sia qui
con il mignolino possiamo prendere, diciamo, al terzo tasto la prima corda. Volendo si può anche prendere così, però è comodo anche così. E questo è la minore settima. Sempre questa nota rappresenta la settima. Si potrebbe anche alzare il medio, è sempre un accordo di settima, la maggiore 7, la minore 7, alzando l'anulare in questo caso. Spero si veda bene. E poi abbiamo detto Si maggiore con la settima, che si può prendere anche in questo modo qua, Si maggiore 7. Quindi primo dito, quarta corda nel primo tasto, e poi 5, 3, 1 nel secondo tasto, questo è il Si settima, mentre Si minore 7 è questo qua. Questo è Si minore alzando, abbiamo già detto, il mignolino, abbiamo il Si minore settima. Ok? Per quanto riguarda tutti gli accordi diesis, bemolle e quant'altro, vi ho detto, in questa posizione, fa diesis, sol, sol diesis, abbiamo, diciamo, nella posizione del barré dove prendiamo tutti gli accordi, basterà alzare il mignolino. Questo è, per esempio, sol diesis, settima, maggiore, così, minore. Mentre nella posizione, diciamo, del si minore, più giù, spostata più giù, la stessa cosa, basterà alzare il mignolo negli accordi minori o alzare negli accordi maggiori il dito, diciamo, del centro, perché l'accordo maggiore è formato così. Alzando l'anulare avremo l'accordo maggiore settima. Ok? Può essere un attimino ingarbugliato come argomento, però vedrete che una volta capito il meccanismo poi sarà molto più semplice prendere tutti gli accordi di settima, anche perché se ne trovano davvero tanti in molte canzoni. Ok? Ciao ciao, alla prossima!